Ben ritrovati all'appuntamento con la provincia di Torino. Questa settimana parliamo di lavoro, in particolare dei servizi online che i centri per l'impiego offrono ai cittadini e alle aziende in possesso di certificazione digitale per migliorare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Collegandosi al sito www.provincia.torino.it/lavoro, da casa, dall'ufficio o presso i punti informatici dei centri per l'impiego, si può accedere a CPI Online, un servizio che consente a tutti gli iscritti ai centri per l'impiego della provincia di visualizzare, modificare e stampare le informazioni personali presenti nella banca dati. Con il servizio Cerca Profili, le aziende possono invece accedere alla banca dati dei lavoratori iscritti ai centri per l'impiego e impostare una ricerca per profili professionali. Il servizio Georeferenziazione Aziende consente infine la consultazione di informazioni aggiornate, dettagliate, affidabili e facilmente accessibili sul sistema economico e produttivo piemontese. La provincia di Torino sta investendo in quello che noi chiamiamo marketing territoriale, che in realtà è l'apertura dei centri per l'impiego al sistema delle imprese del nostro territorio. Stiamo investendo per stringere dei rapporti più solidi e più forti con le imprese del territorio e con le amministrazioni comunali. In questi progetti c'è lo sviluppo di questi applicativi web, di questi software che possono consentire alle aziende che si registrano di accedere direttamente alle informazioni della banca dati dei centri per l'impiego, quindi a ricercare online senza dover venire fino ai centri per l'impiego le figure professionali di cui hanno bisogno e che vogliono assumere. In questo modo noi facciamo una grande innovazione perché consentiamo delle misure più semplici per il sistema delle imprese per trovare le figure professionali di cui hanno bisogno. Questo progetto si inserisce nell'ottica della riduzione del digital divide fra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, ma sicuramente contiene un elemento che è un valore aggiunto, la collaborazione al progetto data anche da altre province nazionali. Quindi in questo momento la provincia di Torino è in grado di chiedere al cittadino di registrarsi e di essere responsabile dei dati che inserisce e quindi di essere perennemente aggiornato sulle opportunità e le offerte che il mercato del lavoro gli dà. Appuntamento alla prossima settimana con la Voce del Consiglio.